Allora, cari ragazzi, questa iniziativa è stata, ideata per affrontare degli argomenti che riguardano la famiglia, riguardano gli affetti, riguarda la conoscenza di se stessi e, riguarda un po' anche l'aspetto sociale del vostro futuro. Quindi, è un incontro che richiede anche la vostra partecipazione, non è soltanto una conferenza che noi elargiamo così per fare sfoggio del nostro sapere, non è questo il motivo dell'incontro. L'incontro serve per avere un dibattito con voi che dovrete partecipare con le vostre domande, con le vostre obiezioni, con le vostre riflessioni, in modo che ci sia un colloquio, che non sia una conferenza a senso unico, ma che sia una partecipazione anche da parte vostra. D'accordo? Quindi non abbiate timore di intervenire, che ve lo chiediamo, in modo tale che il dibattito sia interessante e sia proficuo ai fini della vostra, formazione. Allora, innanzitutto ringrazio gli intervenuti, i nostri ospiti. La moderatrice Angela Mariella, vice direttore di Rai 1, Radio Rai 1. Quindi, scusate le spalle. Scusate, silenzio. Poi, la dottoressa Elisabetta Fernandez, sociologa e sessuologa. Quindi anche questi argomenti possiamo affrontarli, va bene? Poi l'avvocato Maria Paola Vitelli, che tratterà soprattutto l'argomento giuridico dei rapporti fra genitori e figli. Quindi non solo nel momento che state vivendo ora come figli di famiglia, ma anche in prospettiva del futuro, quando ci sarà la vostra famiglia e con i vostri figli. Quindi è un'occasione per approfondire vari aspetti proiettati nel vostro futuro. Va bene, quindi a questo punto io lascio la parola alla moderatrice. Prego, prego, lascio questo. Funziona quello? Credo di sì. Io mi alzo in piedi così vi guardo bene in faccia perché per me questa è un'occasione importantissima. Vengo qui a parlare di come si può conciliare lavoro e famiglia e vi offro la mia esperienza, la mia professionalità per quello che conta, ma ritengo questa anche una grande occasione per guardare in faccia quelli che saranno per me gli ascoltatori, i cittadini del futuro. Conciliare vita, lavoro e famiglia, vivere una vita piena nella famiglia è un'esperienza fondamentale non soltanto come individuo ma anche come cittadino. Crescere dei figli, vivere all'interno di una famiglia significa allenarsi ad esempio alla conflittualità. Dobbiamo risolvere infiniti problemi e li dovrete risolvere tantissimi quando entrerete nella vita. Allenarvi a risolvere le conflittualità all'interno della famiglia è una grandissima palestra ed è una grande occasione che vi servirà. L'altra cosa fondamentale nel rapporto che si vive all'interno della famiglia è lo sguardo sul futuro. Perché mi piace guardarvi in faccia uno a uno? Perché voi siete il futuro, voi farete la società del futuro. Banalmente per me siete gli ascoltatori del futuro e quindi vengo qui a studiarvi per capire che cosa dovrò offrirvi per interessarvi e per attirarvi nella mia rete, ma siete il futuro perché non, il mondo dipenderà da voi e adesso ancora non lo sapete, e forse lo vivete così un po' inconsapevolmente, inconsciamente, ma l'importante è sapere che ogni passo che fate oggi sta costruendo una piccola parte di quella che sarà la vostra vita e niente sarà irrilevante, nessun gesto sarà inerte. E poi vivere all'interno della famiglia è importantissimo perché, oltre che essere divertente, allena la creatività. Se
fa trovare delle soluzioni, sviluppa l'immaginazione. E io quando la sera distrutta, perché mi sveglio la mattina presto, curo i giornali, il GR1 delle 7 e quello delle 8, quindi mi sveglio alle 4:50, c'ho la sveglia. Ma quando mia figlia la sera alle 10:30, tutte le sere, mi dice: mamma, dobbiamo fare le preghiere tutti insieme, adesso vi scandalizzerete, facciamo le preghiere tutti insieme a casa, e voglio che mi addormenti tu, c'ha 8 anni, io dico: cazzo, un'altra volta, la devo addormentare io, però ritardo di mezz'ora le mie ore di sonno. Però mi metto a letto con lei e in questo abbraccio caldo la mente incomincia a pensare, mi vengono delle idee, escono delle soluzioni a problemi che non avevo immaginato, e ho capito che quella mezz'ora non l'ho rubata al sonno, ma l'ho guadagnata al pensiero. È diventato un frutto importante per tutta la mia giornata successiva. Alla dottoressa che adesso vi leggiamo questa poesia, e poi la dottoressa con i suoi. Grazie Angela, avete capito che sacrificio, nonostante appunto come si fa ad arrivare alle 4:50 del mattino. Questa signora si alza tutte le mattine, è qui, pensate, ha fatto le 4, perché ha fatto il turno fino alle 4 di notte oggi, eppure è qui con noi. Ecco, questi sono i sacrifici che purtroppo molti di voi ancora non conoscono. E non si arriva così, e ne sa qualcosa anche la professoressa Fernandez, ma siamo tanti, la concorrenza è agguerrita, e vince non solo il migliore, perché poi purtroppo un paese questo dove il merito e la meritocrazia purtroppo non è proprio così sviluppata, ma senz'altro chi si impegna, chi si sacrifica, perché Angela Mariella ha anche una famiglia, l'ha appena detto, quindi immaginatevi che equilibrista, che surfista che deve essere per la propria giornata. L'ottimizzazione dei tempi, ecco perché dovete sapervi organizzare. E io insegno qui da un anno, però da 25 anni insegno la Sapienza, a Tor Vergata, la LUIS, e purtroppo vedo una disorganizzazione, una mancanza di canalizzazione da parte vostra, ottimizzazione dei tempi, tempo perso. Ricordatevi che il tempo non tornerà mai più, è buttato. Quindi questo, ecco, mi ha fatto piacere che tu abbia, tu l'hai detto en passant, come si dice in francese, ma in effetti, ecco, per loro è importante sottolinearlo, perché non si arriva così per caso, ma c'è un grandissimo sacrificio, e nonostante sia vice direttrice di Rai Radio 1, che comunque è la prima radio pubblica italiana, e con una grande storia, è stata la prima radio che è nata in Italia, tra l'altro, la radio della Rai, poi sono arrivate tutte le radio commerciali e via dicendo, però ecco, nonostante questo continua il sacrificio, perché non si finisce mai. Soprattutto perché alla fine è divertente, cioè ci si sacrifica ma ci si diverte anche. Quando si ha la fortuna di indovinare il lavoro e fare una vita piena, perché la vita poi di famiglia ti riempie la vita, e il sacrificio si fa ma con divertimento. È fare del surf, è fatica ma è divertente. Il fare il surf, vedete che aiuta anche, perché la mantiene giovane nonostante i 74 anni, giusto Angela? Certo. Vedi che il surf aiuta, lo sport aiuta sempre. Allora, questa è una lettera meravigliosa, Se si intitola, di Rudyard Kipling, ed è una lettera, credo, che ognuno di noi vorrebbe sentirsi dire dal proprio genitore. Dal proprio genitore vorrebbe sentirsi dire queste parole. Quindi vi pregherei di leggerle, capirle con grande attenzione, a sentirle con grande, perché sono ricche di pathos, di sentimento, e credo che davvero ognuno di noi le vorrebbe sentire dire dal proprio padre, no? E sono molto toccanti, molto emozionanti. Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono,
e te ne fanno colpa, se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano, tenendo però considerazione anche del loro dubbio, se saprai aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato, non rispondere con calunnia, o essendo odiato, non dare spazio all'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo saggio, se saprai sognare senza fare del sogno il tuo padrone, se saprai pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto, distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi, o a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, e piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi, se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce, e perdere, e ricominciare di nuovo dal principio senza mai far parola della tua perdita, se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, e a tenere duro quando in te non c'è più nulla se non la volontà che dice loro: tenete duro. Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù, o passeggiare con i re rimanendo te stesso, se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti, se per te ogni persona conterà ma nessuno troppo, se saprai riempire ogni inesorabile minuto dando valore ad ognuno dei 60 secondi, tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Ecco, queste parole sono molto belle, cariche di grandi emozioni, e ovviamente anche qui vanno sapute leggere, e mi rivolgo ai miei ragazzi di dizione e comunicazione del mio corso, perché lette in un altro modo possono avere tutto un altro valore e possono non lasciarti alcuna emozione. Allora a quel punto meglio leggere l'elenco telefonico, perché tanto non ha alcun senso. Lascio adesso la parola alle relatrici del dibattito. Buongiorno a tutti, riesco a vedervi anche da seduta, l'importante è che voi mi ascoltiate, perché mi aggancio subito al discorso della lettera. È la lettera di un padre che è un elemento cardine della famiglia, questa famiglia che in questo periodo, in questa fase storica così ericlatea di movimenti, di variazioni, di mutazioni, di cambiamenti, assume delle connotazioni particolari. Non è sicuramente più la famiglia dell'epoca platonica, quell'oasi di tranquillità, quel rifugio sicuro dove potersi riparare di fronte alle situazioni difficili. La famiglia di per sé è diventata una situazione difficile. Divorzi e separazioni sono in aumento, ma questo non deve spaventare i ragazzi. Il divorzio e la separazione sono due situazioni, due stati diversi, che riguardano la coppia, non il figlio, perché di fronte a un divorzio o una separazione per i genitori c'è la mutazione di un progetto, la fine di una convivenza, forse, spesso, purtroppo anche la fine di un sentimento e la modifica di questo sentimento in negativo. Ma genitori si è sempre, per tutta la vita, è un incarico fino all'ultimo istante, per cui anche se i genitori sono separati, per i figli restano sempre genitori. Io sono figlia di separati e non ho avuto problemi da questo punto di vista, perché i miei sono stati in grado di farmi capire che la coppia non esisteva più, ma la famiglia sì, di fatto. Quindi io come figlia non avrei dovuto risentire minimamente di quello che accadeva a loro. Dovremmo essere voi, genitori del futuro, educate i figli a questo, perché nella logica che le famiglie si sfasciano con una facilità senza precedenti, è bene che i figli capiscano che è una normalità anche quella, che la coppia scoppi. Io che sono una sessuologa e poi sono presidente di un istituto dove facciamo continue ricerche sul campo in merito a questi argomenti, vi garantisco che il problema grosso quando un genitore porta il figlio dallo psicologo è perché il figlio si vive male il discorso della separazione. Non dovrebbe viverselo male, è una questione che non lo riguarda.
Questa è l'abilità di un genitore, far capire al figlio che la famiglia c'è, anche se la coppia è finita, ha esaurito il suo tempo, è rientrata in un ciclo di vita. In fondo non siamo eterni e, come diceva Verdone, l'amore è eterno finché dura. E questo è il discorso per la coppia. Quindi, figli di separati, unitevi nella solidità di sentimento e di tranquillità, perché la famiglia, ribadisco, resta comunque e sempre, pur con una connotazione diversa. Siamo d'accordo? Se avete domande interrompetemi tranquillamente, perché mi piace un doppio flusso di comunicazione dove io parlo e voi intervenite, assolutamente. A tal proposito volevo dire che comunque la famiglia, come l'abbiamo intesa con questa mia nuova definizione, si assume delle grosse responsabilità, perché mettere al mondo un figlio, poi leggeremo la lettera di Oriana Fallaci dove si evidenzia proprio la drammaticità, la scelta difficile di mettere al mondo un figlio, un atto di responsabilità o di egoismo, ai posteri l'ardua sentenza. Qui mi limito soltanto a dire che mettere al mondo il figlio è un'assunzione di responsabilità, è il dover pensare a ciò che accadrà dopo. La Fallaci, che purtroppo ebbe la disgrazia di non riuscire a portare avanti questa gravidanza, ne ha scritto un libro meraviglioso da quale abbiamo estrapolato, il professore ha estrapolato questi passaggi, fatti di una tragicità, di una crudezza, di una tristezza infinita. È proprio il dramma che si può vivere di fronte a un aborto, più o meno spontaneo, perché, che si possa dire, l'aborto è sempre una situazione traumatica che non va vissuta con leggerezza. A questo punto apro una piccola digressione come sessuologa: nella misura in cui la sessualità, pensate prima o poi di vivervela tutti o la state già vivendo, è importante che i ragazzi sappiano le malattie alle quali vanno incontro, gli anticoncezionali, è bene un discorso di prevenzione a delle malattie venere, dei contagi, perché ricordatevi che è ritornata in auge anche la sifilide. Non voglio fare del terrorismo, ma le malattie sessualmente trasmesse sono in diffusione, e non dico che siamo in fase di pandemia, però io che ho contatti con l'Osservatorio di Sanità vi garantisco che siamo, non dico in emergenza, ma ci siamo molto vicini. Un modo per prevenire è l'utilizzo del profilattico, che io vado sempre divulgando, ma il messaggio spesse volte rimane deluso, perché ragazzi intervistati da me dall'istituto sono stati capaci di rispondermi di fronte alla preoccupazione dell'AIDS: tanto si deve morire, è meglio morire felici. Adesso rispondo garbatamente, va bene? Ecco, scusa, ecco. Scusate la chiarezza, ma io sono cartesiana, chiarezza e distinzione. Ecco, ritornando, chiudendo questa parentesi sulla sessualità, la coppia, che forse ne potremo parlare in un altro momento, rimaniamo più aderenti al tema della famiglia. E volevo dire a questo punto che la famiglia, formata sempre dal padre e dalla madre, più o meno accoppiati, conviventi e felici, si assume una grossa responsabilità, quella di educare un figlio e metterlo al mondo, specialmente in una società come questa dove le difficoltà di volta in volta aumentano. Ma noi non ci facciamo scoraggiare. Prima di tutti, ragazzi, non fatevi rubare il futuro da nessuno. Il futuro è vostro. I genitori hanno l'opportunità e il diritto, il dovere di proporre un sistema educativo, non di imporre. Educare è proporre. Sapete cosa vuol dire proporre? Proporre degli strumenti conoscitivi che vi mettono in condizione di capire il mondo che vi circonda, in modo tale che voi possiate vivere la vostra vita. Il figlio è la freccia lanciata nel mondo. È chiaro? Quindi il genitore è il vostro punto di partenza, perché ricordatevi sempre che comunque la famiglia è l'elemento primario, è l'agenzia di socializzazione sociale primaria, è il nucleo primigenio a fondamento di ogni società. Una società nasce su un io e un tu che diventano un noi, e siamo alla fase di coppia. La coppia decide di fare dei figli, diventa famiglia. L'incontro di più famiglie, la rete in cui queste famiglie è inserita, è una rete di relazioni sociali, e la struttura fondante di una società è la relazione sociale. Imparatevi a relazionarvi con tutti.
perché la relazione si fonda su un elemento base, che qui abbiamo Righetti, il maestro, l'eccelso, la comunicazione chiara, coinvolgente, sempre, e motivante, perché una comunicazione squallida, come il discorso della lettera, una lettera letta in un certo modo assume un significato, letta in maniera diversa è come fare l'elenco della spesa o leggere l'elenco del telefonico, come diceva Righetti. A questo punto, nel discorso educativo che riguarda i genitori, qui non ci sono genitori, ma penso che tutti, o perlomeno quasi tutti, dovrebbero sapere che l'elemento principale per una buona educazione è educare il figlio al principio di responsabilità e di autonomia. È questo l'unico piccolo segreto e modo per poter far vivere i figli all'insegna di quella democrazia esistenziale che è un diritto di tutti e che vuol dire avere rispetto di se stessi e degli altri. Scusate, vorrei aggiungere che per comunicare con gli altri bisogna innanzitutto conoscere se stessi. Vi consiglio, quando studiate, di farlo davanti a uno specchio e di ripetere quello che avete appreso guardandovi negli occhi, come se fosse un'altra persona. Aumenta la memoria, aumenta l'interesse per l'argomento e vi conoscete di più. Parlate a voi stessi prima di tutto e cercate di scoprirvi. Dopodiché potete comunicare con gli altri. Buongiorno a tutti. Io sono chiamata oggi a parlarvi di un argomento molto importante, che è quello della famiglia e della genitorialità, sotto un profilo giuridico, che è forse l'aspetto più noioso, se così vogliamo dire, della faccenda. Però anche questo in realtà non è completamente svincolato da un approccio sociale. Perché? Perché la legge spesso e volentieri non fa altro che recepire degli istituti che sono propri del mondo già preesistente e metterli per iscritto in modo che siano validi per tutti quanti. Io oggi sono chiamata a parlarvi dell'istituto tendenzialmente della famiglia, perché poi, ricollegandomi al discorso della dottoressa Fernandez, un padre, una madre ed un bambino non sono nient'altro che una famiglia. Perché il diritto, innanzitutto vorrei spiegarvi, si deve occupare del discorso della famiglia? Perché uno potrebbe tranquillamente pensare, ma dentro l'orto di casa mia, cioè finché c'è un rapporto interpersonale, non vengono disciplinati i rapporti tra amici, vengono disciplinati invece i rapporti della famiglia, i rapporti soprattutto genitori verso figli, con i doveri che un genitore ha nei confronti del figlio che ha deciso di mettere al mondo, e i doveri che di converso anche un figlio, perché voi sapete benissimo che avete dei doveri come figli, perché prima di tutto siete venuti come figli, avete il dovere di rispetto, contribuire al benessere della famiglia, insomma per quello che potete nel momento in cui un domani dovesse andare a lavorare, la vostra famiglia dovesse avere delle difficoltà. Perché lo Stato decide di fissare delle norme in tema di famiglia? Perché la società, lo Stato, un ordinamento giuridico, altro non è che un insieme di famiglie. Quindi la società è il primo, la società familiare è il primo nucleo di società con cui un bambino viene in contatto. Tant'è che la nostra legge fondamentale qual è? Vediamo se mi state ascoltando. Qual è la legge fondamentale su cui si fonda lo Stato italiano? La legge, la Costituzione, chi l'ha detto? L'ha detto qualcuno, dai. La Costituzione, che è lo zoccolo duro, il nocciolo fondamentale dello Stato italiano, all'articolo 29 prevede: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sono termini secondo me bellissimi, che vanno poi interpretati alla luce poi dell'evoluzione della società. La Repubblica riconosce
la famiglia, quindi non crea una famiglia, non ha il potere di crearlo, perché non è nient'altro che l'unione di un uomo e di una donna che decidono di lasciare una traccia di sé nella società, di allargare la società e di arricchirla con qualcosa di proprio, di bello, tramandando il proprio DNA biologico, la propria cultura, le proprie tradizioni e tutto ciò che riguarda il patrimonio familiare di provenienza. Nel momento in cui viene riconosciuta una serie di diritti, obblighi e limiti all'estrinsecazione della vita familiare, che vengono poi regolati dalla legge ordinaria. La legge ordinaria, andando al nocciolo della questione, perché poi il tempo ecco che abbiamo è quello che è stata modificata con il passare del tempo, una serie di modifiche normative sono intervenute sul tema, perché inizialmente si faceva differenza tra la famiglia naturale, cioè il padre e la madre naturale, e invece la famiglia la famiglia propria nascente da matrimonio. Oggi diciamo questa distinzione non è più attuale, per fortuna è stata effettuata una parificazione del figlio. Il novellato articolo 315 del codice civile, che è il codice civile, è la legge di diritto privato, ossia quella che regola in particolare i rapporti tra privati e quindi innanzitutto della famiglia. L'articolo 315 dice che lo stato di figlio è uguale per tutti quanti i figli, siano essi nati all'interno di un matrimonio, così come richiesto per riforme legislative, sia quelli nati al di fuori, perché oggi come oggi, non so se avete sentito parlare di queste parole bruttissime, la convivenza amore uxorio. La convivenza amore uxorio si verifica nel momento in cui un uomo e una donna decidono di mettere su una famiglia a livello sostanziale, quindi decidono di andare a vivere insieme, facendola proprio materiale, decidono di andare a vivere insieme e di mettere su famiglia senza necessità di contrarre matrimonio. Per la legge ad oggi questo stato di fatto corrisponde allo stato di diritto della persona che hanno contratto matrimonio, quindi voi potreste non sposarvi ma decidere comunque di mettere su una famiglia, perché una famiglia nient'altro è, ritornando a quello che abbiamo detto prima, l'unione di un uomo, una donna che decidono di mettere al mondo la propria prole. Nel momento questa è stata una è stato un traguardo legislativo che si è raggiunto solo nel 2012, pensate, nonostante comunque sia nel nostro patrimonio genetico il fatto che non si debba necessariamente sposarsi o avere una famiglia canonizzata per poter creare una nuova famiglia. Però nel 2012 per fortuna è intervenuto il legislatore a dire: per legge per legge ogni figlio è per me viene considerato come se fosse nato all'interno di una famiglia, famiglia di coniugi. Quali sono, una volta che si decide di mettere al mondo un figlio, i doveri che ha il genitore nei confronti del figlio? Sono una serie, il codice civile ne riporta quattro, ma che sono in realtà il succo di molto di più, che ha molto più a che fare con l'affetto, l'assistenza materiale. La legge sostanzialmente dice che il primo obbligo ovviamente che hanno i genitori nei confronti dei figli è quello di mantenerli. Questo è un concetto che appare scontato, però vi assicuro che è importante che la legge preveda questo obbligo espressamente. Perché? Perché al mancato adempimento di questo obbligo da parte di un genitore che ha deciso di mettere al mondo un figlio viene collegata una sanzione dall'ordinamento, proprio per la tutela del minore, perché l'obiettivo della legge non è regolamentare e farsi gli affari della famiglia tanto per farlo, è perché ha interesse a che un minore cresca in maniera sana, cresca senza aver problemi di indigenza, di necessità. Per esempio, a noi sembra scontato oggi che i nostri genitori ci abbiano dato da mangiare, ci abbiano vestito. In realtà non è proprio così scontato, perché purtroppo in tante famiglie non è così. Vi faccio l'esempio delle famiglie rom, dove questi bambini vengono presi, vengono messi, mandati in mezzo alla strada a raccogliere l'elemosina. Questo sicuramente è il primo approccio per capire che effettivamente
effettivamente non è così scontato e la legge deve prevedere un obbligo in tal senso, in modo che il bambino possa crescere in modo sano e a sua volta un domani creare una sua nuova famiglia. Questo è il primo obbligo, perché è la prima, è proprio il primo aspetto: se un bambino non mangia necessariamente muore. Oltre all'obbligo di mantenimento c'è il diritto di educare un figlio, che credo che sia, quanto per ritornare anche ai discorsi già fatti, di quanto di più difficile che ci possa essere. La legge dice genericamente, parla di educazione, di educare il figlio. Educare che cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire tramandare le proprie radici, no? I propri principi, i principi morali, quello che ci è stato insegnato dai nostri genitori. Oggi si parla sempre di trasmissioni di cucina, non si fa altro che vedere, qualsiasi canale accendete trovate trasmissioni di cucina. Effettivamente anche tramandare le tradizioni culinarie, anche quello comunque è educare un bambino. Questo, insegnargli le poesie, raccontargli il nonno che ha vissuto la guerra, ormai il vostro bisnonno sarà, ormai i nostri nonni erano andati in guerra, probabilmente saranno i vostri bisnonni a questo punto, e raccontare però esperienze di vita che poi fanno parte del bagaglio culturale di una persona, e quel bagaglio culturale proviene dalla vostra società di cui siete figli, i figli dei vostri genitori che hanno vissuto in un contesto sociale e vi possono tramandare dei valori. Se voi avete presente, se riflettete un attimino, noi tramandiamo ai nostri figli determinati valori. Se andiamo già in Arabia Saudita, vi faccio tutti questi esempi per calarvi nel contesto materiale, perché altrimenti sono discorsi che uno può anche non capire, detti così solo come carrellata. Se andate in Arabia Saudita, sicuramente il valore che può insegnare un padre ad una figlia femmina è sicuramente completamente diverso rispetto a quello che magari sono stati gli insegnamenti dati a noi figlie femmine in un mondo occidentale. È importante dare degli insegnamenti, è importante l'educazione secondo il senso civico che è proprio di quella cultura in quel momento, di quella società. Voi siete figli di questa società e dovete prenderne il meglio, ed è compito dei vostri, è un compito affidato, un dovere affidato ai vostri genitori di darvi questo meglio. Dopodiché l'altro obbligo che è in capo ai genitori è quello di mandarvi a scuola, di istruire il figlio, perché è vero che la conoscenza vi rende liberi. Sembra la classica frase importantissima, ripetuta e controripetuta, ma non è nient'altro che la verità. Alla fine lo scoprirete giorno dopo giorno, che più voi sapete, più avete possibilità di interloquire con qualcuno, far valere le vostre idee e confrontarvi, perché poi dal confronto comunque ci si migliora, questo sempre, cioè quello che stiamo facendo noi oggi è confrontarci, e lo potete fare perché in capo ai vostri genitori è stato riconosciuto l'obbligo di mandarvi a scuola, quantomeno fino all'età che adesso dovrebbe essere 16 anni. Fino a 16 anni siete obbligati ad andare a scuola, dopodiché per fortuna uno finisce il corso di studio e può scegliere liberamente dove andare a dirigere il proprio nucleo di interesse in base alle proprie inclinazioni naturali. Questo è l'ultimo obbligo, cioè assistere anche moralmente il figlio secondo le proprie attitudini naturali. Quindi non saremo tutti avvocati, non saremo tutti sociologi, non saremo tutti medici, non saremo tutti geometri, non saremo tutti dei aviatori alla fine, però ciascuno di noi dovrà seguire il percorso in base a quello che è proprio il DNA, dove il DNA lo porta, cercando di realizzarlo nel modo migliore con i sacrifici appunto di cui si parlava prima, perché non si va da nessuna parte senza sacrifici. Questo, ecco, è in breve un po' quello che riguarda i doveri che si hanno nei confronti dei figli. Ma non so se vi è stato detto, probabilmente i genitori l'hanno sottaciuta questa cosa, ma anche perché effettivamente noi siamo qui e ne parliamo perché vi è stata data questa opportunità dal direttore, e io trovo infinitamente nobile, perché effettivamente si cerca di dare tanto ai ragazzi, di insegnare, cercare di trasmettere il livello più alto di istruzione, però la cosa fondamentale poi alla fine è la vita sociale di tutti i giorni. La vita sociale parte dalla famiglia, si vive tutti i giorni in famiglia. Voi adesso uscirete da scuola, avete fatto le vostre 5 ore e andate a scuola e andate a casa e vi confrontate con la vostra famiglia. Che cosa ha previsto? Un'ulteriore modifica legislativa veramente recentissima,
che è sempre nello stesso articolo in cui si parla di diritti e doveri dei genitori, è dovere dei genitori al compimento del 12° anno del figlio interpellarlo sulle questioni più importanti della vita familiare. Questo perché? Perché in una società dove il figlio dodicenne non è più il figlio dodicenne come potevano essere i nostri nonni che giocavano con le bambole, oggi comunque avete a disposizione internet, avete a disposizione tantissimi strumenti, e il fatto che voi possiate essere esseri riconosciuti, esseri già pensanti a 12 anni e comunque incapaci di interagire sulle questioni familiari vi responsabilizza prima, cioè vi insegna a dover prendere delle decisioni, a quantomeno confrontarvi con un mondo da adulti, e questo sicuramente vi aiuterà giorno dopo giorno ad affrontare le difficoltà sempre poi nel migliore dei modi, fino a quando poi sarete anche voi genitori e potrete a quel punto tramandare la stessa cosa ai vostri figli. Ora, considerate che, mi riallaccio ad una cosa che vi ho già accennato, ad ogni obbligo giuridico corrisponde normalmente una sanzione in caso di disobbedienza. Perché? Perché senza sanzione è difficile, uno dice se tutto sommato non mi comporta nulla, non far fronte a questi doveri, se non lo faccio non succede nulla, no. Allora, considerate che il non esercitare in maniera corretta la potestà genitoriale potrebbe comportare perdere il diritto, perché oltre ad essere un dovere crescere i figli è anche un diritto di crescere i figli nel modo migliore. È una cosa bella il decidere di avere un figlio e crescerlo e dargli tutto quello che si può dare come genitori. Potreste essere spogliati della potestà genitoriale, potrebbe essere affidato il bambino a ve la faccio breve, insomma, ad una coppia di genitori adottivi, dopo essere passati per un periodo con l'assistenza sociale. E questo perché? Perché è interesse dello Stato che un minore preferibilmente sia cresciuto in modo sano dai genitori, ma nel momento in cui non dovessero essere i genitori capaci a fare questo, lo Stato si preoccupa del benessere psicofisico del minore e lo può affidare, può toglierlo alla famiglia d'origine e affidarlo a dei servizi che possano cercare di dargli l'educazione più consona a crescerlo nel modo sano. È ovvio che è preferibile che questo non succeda, perché un bambino ha bisogno di un padre e di una madre per crescere, però ci sono tante situazioni, prendendone una per tutti, quella più esemplare, il classico caso dei genitori tossicodipendenti. Un bambino di 4 anni che vive determinate situazioni non è facile che cresca, è probabile che non cresca in modo proprio completamente diritto, ha bisogno probabilmente di un'assistenza in più, e questo viene fatto dallo Stato togliendo l'affidamento di quel minore e dandolo o al servizio sociale o a poi, dipende poi da come si evolve la situazione, ma comunque toglie la responsabilità genitoriale in capo ai genitori naturali. E questo viene fatto in caso di inottemperanza di uno dei doveri di cui abbiamo parlato prima, nel caso in cui non venga, appunto, in quel caso educato in modo corretto il bambino. Oltre a questo, considerate che il genitore è talmente responsabile della vita di quel bambino che non ha capacità giuridica completa, quindi non può essere capace di comprare una casa o comunque fare una serie di atti in maniera compiuta, perché con la maggiore età, con i 18 anni, sapete, se ormai siete all'alba dei 18 anni voi, qualcuno già anche lì ha, ecco, quindi già qualcuno probabilmente alle prossime elezioni potrà votare, e avete tutta una serie di diritti compiuti. Fino a quel momento per la maggior parte delle azioni che voi mettete in essere sono responsabili i vostri genitori. Per dei fatti illeciti, altro articolo importantissimo del codice civile che regola la responsabilità, vi dico questo, poi vi lascio, perché comunque mi rendo conto che sono cose sostanziose. Cercavo di rendervele il più
il più discorsive possibili, però effettivamente sono tante, dette anche in breve tempo. E voi nel momento in cui diventate genitori vi assumete la responsabilità degli atti che compiranno i vostri figli, anche per questo è importante che vengano educati nel modo corretto. Quindi il genitore viene chiamato a rispondere dei danni che dovesse fare, per esempio, il figlio ad un compagno di scuola, alla macchina del vicino. Ecco, voi siete diventate responsabili in maniera oggettiva, si dice. È vero che non avete compiuto voi l'atto, ma voi non siete stati in grado di vigilare sul figlio e di trasmettergli quei valori che vi richiede la società, che vengano compiuti che vengano posti in essere poi dal minore, che non può rispondere perché non ha capacità giuridica, e ne vengono chiamati i genitori. Quindi sarete voi a dover risarcire il vicino per la macchina danneggiata, il compagnetto di scuola perché il bambino aveva avuto delle manifestazioni aggressive. Considerate che sono tutte situazioni che vi devono portare a ragionare nel momento in cui dovrete dire no ai vostri figli, perché questo è quello poi il succo dell'educazione, cioè non dire sempre sì, cercare di dare degli insegnamenti, cercare di dire questo si può fare, questo non si può fare, ma per il vostro innanzitutto per tutelare anche la vostra responsabilità patrimoniale verso terze situazioni, ma soprattutto per dare ai vostri figli la possibilità di realizzarsi, di saper guadagnare ciò che andranno ad avere domani, perché se tutto viene regolato non si impara a livello di responsabilità, esatto, non ci si assume la responsabilità. E vorrei concludere con questo discorso proprio in tema di responsabilità, che già ci ha accennato poi anche la dottoressa. Mettere al mondo un figlio è un atto responsabile, lo dovete fare, fatelo, è una cosa meravigliosa, ma fatelo solo nel momento in cui siete in grado di dire adesso voglio assumermi questa responsabilità, perché mettere al mondo un figlio infatti in maniera non responsabile vi porta vi conduce a tutta una serie di situazioni che probabilmente non avrete la voglia di affrontare. Fatelo in maniera responsabile, soprattutto perché oggi ci sono un milione di modi per se non si vuole avere un bambino oggi, potete evitarlo in tutti i modi, fatelo, perché anche lì, cioè, abusare dell'istituto dell'aborto è consentitemi, lo posso dire perché so che siamo una scuola, insomma, con cui condividiamo una serie di valori e di principi, ricorrere alla pratica dell'aborto è uccidere un bambino. Un bambino, cioè un feto, è già un bambino formato che comunque ha una sua individualità, è un essere completamente diverso dal padre e dalla madre. Non vi mettete in condizione di dover arrivare a questo, potete evitarlo tranquillamente all'origine. Anche la sessualità deve essere vissuta in modo responsabile. Cominciate da lì ad assumervi la vostra responsabilità e dire: voglio essere libero, voglio fare le mie esperienze, lo posso fare. Oggi per fortuna lo Stato vi consente di ricorrere a tutti i metodi contraccettivi possibili e immaginabili. Fatelo in modo responsabile, non arrivate a dover intervenire in maniera drastica andando a uccidere un essere innocente. Non fatelo, mettetevi in condizioni di riprodurre quello che è il vostro DNA solo nel momento in cui siete pronti ad affrontare tutto quello che vi ho appena detto, con tutte le gratificazioni che poi ci ha parlato la dottoressa Marinella. Quindi una parola a tutto questo ragionamento. Non abbiamo ancora detto la parola amore, perché è l'amore il vero motore della società, è l'amore la vera molla che poi consente, ma vi sembrerà una banalità ma non lo è, l'evoluzione della specie sta su una sola parola, sta su un unico sentimento che è l'amore. Abbiamo parlato un'ora, mancava che questa. Era mio poi quello. Ecco, era vietato oggi. Vietato? Ve la ritiro, però ve la lascio come suggestione e come riflessione per tutta la giornata. Senza l'amore non si fa niente, è l'amore che ti fa svegliare, è l'amore che ti fa crescere, i sacrifici si fanno, le riflessioni si fanno, si cresce perché si ama. Voi andrete bene a scuola, chi va bene a scuola,
perché sa che l'andare bene a scuola quando si è ragazzi, quando si è giovani, non si capisce che è importante studiare, non si capiscono tante cose. Probabilmente la cosa che vi spinge è che poi tornate a casa, prendete un bel voto, vostra madre vi fa un sorriso, è felice, l'avete resa felice, quella è un gesto di amore, è la prima molla, poi viene tutto il resto. E quindi mi sentivo questa mancanza di questa parola. Grazie. Io vorrei dire anche, ha già detto tutto chiaramente lei, però ecco, l'amore è una forza eversiva, ragazzi. L'amore poi nei riguardi dei figli è l'unico amore oblativo, non è fatto di scambio, è soltanto un donare. Quindi quando sarete genitori ricordate questo, che è la cosa fondamentale, amore oblativo. Prego. A me? Allora, prima di passare alle domande da parte dei ragazzi, io ringrazio l'avvocato, anzi avvocatessa, perché ora va di moda mettere tutto al femminile, vorrei vedere anche muratora però a questo punto, idraulica. Comunque Maria Paola Vitelli, la sessuologa Elisabetta Fernandez, sociologa, sessuologa, e naturalmente la dottoressa Angela Mariella, vice direttore di Rai Radio 1. Prima ha parlato l'avvocatessa anche di programmi di cucina. Allora, prima di parlare di programmi di cucina, per fortuna aggiungerei io che attualmente non arrivano ancora dallo schermo gli odori, o meglio le puzze, perché io che frequento gli studi televisivi vi assicuro che i programmi di cucina c'è una puzza terribile di bruciato, perché vediamo delle cose ma la realtà è tutt'altro, ben diversa da quella che appare, e i piatti spesso fanno veramente schifo, sono veramente pessimi, perché poi ci sono gli assaggi che loro fanno, dovrebbero darli in beneficenza, poi li buttano, perché ovviamente neanche i maiali potrebbero mangiare roba del genere. Per quanto riguarda invece il discorso della contraccezione e soprattutto dell'aborto, sono perfettamente d'accordo con l'avvocatessa. L'unica cosa che in Italia, e dico questo me lo dicono anche i miei studenti, professore, che famo? Ma i condom costano 14 euro? Allora, il problema è che lo Stato purtroppo in Italia, io frequento gli Stati Uniti per lavoro, voi lo sapete, sono appena rientrato da poco da New York, $3 una confezione da 12 e qui 14 euro. Allora, se tu Stato non metti in condizione tutti loro, che poi hanno anche problemi magari con appunto con lo scooter, la paghetta, se chi c'ha la paghetta, se no devono fare del lavoro, cioè, è chiaro che se tu fai condom a queste cifre astronomiche è ovvio che tu non li aiuti. Secondo, campagna di prevenzione. Tutti noi più giovani, noi giovani, ricordiamo l'ultima campagna di prevenzione, che fu quella del voi ovviamente non la ricordate, ma era abbastanza inquietante, era Viola con la musica di era quella dell'AIDS, una campagna, no? Ecco, dell'AIDS, eccetera, eccetera. Io non ho più visto nulla per loro, per cui anche il discorso prevenzione, non solo le malattie venere, sessualmente trasmissibili, che sono giustamente, ho fatto adesso, guarda, un pezzo, e sono... sono tornate anche la scabbia, è tornato l'epatite C, che ammazza più dell'HIV. La sifilide ormai è praticamente all'ordine del giorno, per cui, e non è questo allarme sociale, ma sono dati di fatto oggettivi, che appunto magari vengono comunicati poco, perché si creerebbe il panico, e quindi anche noi giornalisti ovviamente insomma siamo pregati di evitare magari certi approfondimenti. E quindi ecco, se lo Stato però non fa campagne di questo tipo, è ovvio che poi si ricorre o a un eventuale aborto oppure a un figlio che poi dovrà essere adottato da qualcuno. Cioè, ecco, questo è un fatto di civiltà. Se ovviamente lo Stato stesso non si occupa dei cittadini, ma chiede soltanto tasse, IVA, aumenti, eccetera, è ovvio che poi generi purtroppo problemi molto più grossi di tutti noi. Io saluto tutti gli ascoltatori di youngreporter.it, che è la radio, la web radio del appunto che ci manda in onda, e naturalmente ricordo chi c'è oggi che sta partecipando, che sta ascoltando. Ci sono gli studenti del liceo linguistico per le arti dello spettacolo Alberto Sordi dell'Istituto Santa Maria, e ci sono gli studenti dell'Istituto Tecnico Aeronautico. Poi è presente qui il direttore della web radio youngreporter.it Maurizio Torrioli e l'amministratore delegato della web radio Michele Borrello. A questo punto passerei a qualche domanda dei ragazzi, siete d'accordo?
Ragazzi, siete d'accordo di passare ai ragazzi? Perfetto, ragazzi, sono d'accordo. Allora, Costanza Ibba, che tra l'altro è una collaboratrice di Mese per Mese, il mensile dove scrive e sta facendo la sua pratica. Vuole fare la giornalista. Costanza, una domanda. Scegli, hai tre qui, insomma, fior fior di professionisti, a te la scelta. Ok. Allora, la mia domanda è mirata, diciamo, a chiunque voglia rispondere, diciamo. Fino ad adesso si è parlato di famiglia come un uomo, una donna e un figlio. Ma la famiglia può essere chiamata anche una coppia, volendo, un marito e una moglie, o un marito e un marito, e una moglie e una moglie, perché si sa che ai giorni nostri si stanno entrando più tipologie di famiglia. Quindi può essere considerata una famiglia anche una coppia? Anche una coppia di uomo e donna, o uomo uomo, o donna donna, insomma, anche coppie omosessuali? Innanzitutto, sotto un profilo giuridico, vorrei dire, non entro nel merito, nel merito sostanziale, perché credo lo debbano fare loro, ma sotto un profilo giuridico, una coppia uomo uomo, donna donna, non è definita famiglia, viene definita coppia. Cioè, la coppia è un concetto. Ognuno può dire quello, può riconoscere quello che ritiene, però sotto un profilo giuridico la famiglia è necessariamente una uomo, donna, bambino. E questo ve lo dico sulla base della Costituzione, ma da parte il codice della Costituzione, la famiglia è una società naturale, loro continuano fondata sul matrimonio, ma una società naturale di... E quindi è una cosa che esiste biologicamente, un uomo e una donna che si accoppiano per procreare e quindi mettere al mondo una nuova famiglia. Quindi dal mio punto di vista famiglia può essere solo questa. Poi possono esserci unioni, infatti si chiamano unioni civili, non si chiamano matrimoni. Cioè c'è proprio una terminologia diversa, perché sono cose ontologicamente diverse. Due persone possono decidere di stare insieme, questo non fa di loro una famiglia. Due persone che vivono sotto lo stesso tetto, perché magari sono coinquilini, adesso tanti di voi magari andranno a studiare fuori per l'università e quant'altro, non sarete necessariamente famiglia. La famiglia è un altro principio. Uomo e donna che decidono di mettere su la loro famiglia e mettere al mondo i loro figli, e solo loro biologicamente sono in grado di poterlo fare. Poi con artifici meccanici, con la ricerca si può arrivare a fare qualsiasi cosa, ma biologicamente la famiglia è questo, e anche sotto il profilo giuridico. Allora, giuridicamente la famiglia è quello che diceva la dottoressa, però io come sociologo io non devo né giudicare né cercare di modificare né prevedere, devo prendere atto, e quindi nel prendere atto della realtà posso dire che la famiglia assume diverse connotazioni e non è soltanto quella stabilita dalla Costituzione, la potremmo definire soltanto come un luogo di affetti, e infatti è compito della famiglia l'alfabetizzazione emozionale del figlio, perché quando un figlio già gli insegni a gestire, a controllare, a viversi le sue emozioni e i suoi sentimenti, già diciamo hai assolto buona parte dei tuoi compiti. Quindi il mio discorso non è che sia in contrasto con quello giuridico, però io devo vedere ad ampio spettro qual è la situazione attuale, e la situazione attuale non può ricondurre la famiglia soltanto a quella stabilita dalla Costituzione. Guarda, le risposte mi sembrano esaurienti. Io vi riconsegno soltanto la riflessione che ho fatto prima sull'amore. Allora, continuiamo con le domande. Nome e cognome. Vai, parti. C'è l'emozione. Da chi è che rompe il ghiaccio tra le voi due? Pantaleoni. Pantaleoni, nome? Giulia. Giulia. E allora io mi chiedevo come si possa avvicinare la cultura di noi giovani a quella dei nostri genitori. Silenzio. Quindi due generazioni a confronto, quale dialogo può esserci e come?
il dialogo intergenerazionale è fondamentale, c'è sempre stato, come è avvenuto fra i nostri nonni e i nostri genitori, apparentemente conflittuale, ma l'importante del, e lo diceva già anche la dottoressa, è riconoscerlo questo ipotetico conflitto. Il conflitto, questi discorsi un po' legati a un disagio di comunicazione, perché alla radice di tutto c'è un'errata comunicazione, si possono risolvere. Secondo me un ottimo metodo è proprio quello di comunicare, cercare di proporre le proprie istanze, di condividere i sentimenti, di sviscerare gli argomenti senza mai pensare ne posso parlare domani. Domani vediamo. No, si discute subito al momento, anche perché lo scontro generazionale è normale, no? È una cosa fisiologica e come tale non è una problematica irrisolvibile, è semplicemente un qualcosa che possiamo noi risolvere noi stessi, e uno dei piccoli e dei primi passi è quello di provare a comunicare. Importantissima la comunicazione per il rapporto di coppia, per la famiglia, rapporto genitori figli, la comunicazione. Comunicare bene vuol dire vivere bene. È esauriente la risposta? D'altronde ricordiamo che comunicare vuol dire trasmettere, e quindi se no se parliamo e non se capimo, che parliamo a fa? Giusto, professoressa? Allora, altra domanda, Rosa? Rosa dalla giacca, ma il nome è? Silvia Ludovica. Cognome? Allora, vado... Federica, Ludovica, Silvia. Ah, in questa miscellanea di unioni, che ruolo ha la famiglia? A vostra scelta, che ruolo ha la famiglia in questa miscellanea di unioni? L'ho detto anche all'inizio del mio intervento, ha un ruolo primario. Considerate che la famiglia è proprio il nucleo primigenio della società, è l'agenzia di socializzazione primaria, quella dove si condividono valori e affetti. Quindi la famiglia è fondamentale. I primi 3 anni di vita, con la mente assorbente, i bambini assimilano molto dalla famiglia. Poi subentrano, per carità, il gruppo dei pari. Però la famiglia è quella che ti dà l'imprinting. Va bene? Visto che abbiamo qui una fior fior di sessuologa, ma non solo perché mediaticamente dal Maurizio Costanzo Show a tutti i miei programmi Rai, insomma da Radio 1 a TG2 e tante altre trasmissioni da me condotte, ma io approfitterei, visto che c'è tanta ignoranza, di fare una domanda di educazione sessuale, perché io sfido che tantissimi di voi qui dentro non sappiano, non dico proprio un tubo, ma quasi, almeno io vedo i miei 19 anni all'università, che sono più grandi di voi. E praticamente non sanno assolutamente nulla, a 19-20 anni. Quindi voi ne avete dai 15, 16, 17, 18, e immagino che insomma ci siano. Io approfitterei, visto che c'è la professoressa Fernandez qui, se non ci sono altre domande sulla individualità e socialità, c'è qualche altra domanda sulla famiglia? Sì? Tasillo Eros. Allora, io avrei una domanda sulla famiglia, nel senso che prima voi parlavate del fatto che se c'è una coppia con un figlio e questa coppia si separa perché finisce il sentimento o qualunque altro motivo, com'è possibile che un bambino metta di circa 8 anni che subisce la separazione dei genitori, com'è possibile che non lo risenta? Cioè, volendo o no, deve risentirlo per forza. Che non è abbastanza, cioè magari se succedesse a me a 18 anni magari io riuscirei a capirlo e ad accettarlo, ma un bambino più piccolo non... Perché la professoressa Fernandez prima ha detto che questo non dovrebbe, no, ripercuotersi sul bambino, quindi una bella domanda, facciamo un applauso per questa domanda, perché giustamente la professoressa Fernandez l'ha fatto, ma non ha detto come, adesso ci dirà come. Non a caso ho usato il condizionale, perché non c'è, il discorso di fondo è questo, siccome il concetto di normalità e anormalità non è un concetto innato, no?
È chiaro questo, guardate, questo è un punto fondamentale, non è un concetto innato. Se fin da bambini si educano, l'avevo già detto prima, i figli in modo tale che possano capire che anche se in caso di separazione, cioè di fine di condivisione di un sentimento da parte dei genitori, loro saranno comunque primari nella loro vita e per loro non deve cambiare nulla, sicuramente si facilitano le cose. Poi come ogni cambiamento di vita che procura comunque delle ripercussioni, è normale che ci siano. L'importante però è come da piccoli si cade, però se un bambino sa magari come cadere, si fa meno male. Chiaro? C'è il direttore della web radio Maurizio Torrioli che vuole prendere la parola, prego. No, volevo integrare la domanda del ragazzo che mi sembra... No, anche la risposta naturalmente. Perché quando lei ha parlato di conflittualità, la famiglia è conflittualità, io a me sono venute in mente le epiche litigate che facevo con mio padre quando io ero ragazzo, oppure avevo 40-50 anni. E poi al momento in cui mi sono mancate, perché lui se n'è andato purtroppo, mi sono sentito un vuoto dentro incredibile. Quindi è proprio vero quello che lei diceva, la famiglia è conflittualità, confrontarsi con i genitori, con la mamma e col papà. Al momento in cui mancano i genitori ti senti un vuoto dentro che è difficile da colmare. Per quanto riguarda invece il discorso della separazione e del divorzio, lei appunto diceva prima che riguarda soltanto le coppie e non i bambini, è un discorso molto ampio, molto difficile. Ecco, le volevo chiedere, dal suo punto di osservazione, che è molto più ampio del nostro naturalmente, ha verificato se il bambino soffre meno con i genitori separati in casa piuttosto che separati, allora, in ognuno a casa sua? Sì, ho capito perfettamente. Il discorso poi dell'amore che faceva, anche lì è un discorso sempre d'amore. Se riescono poi a trasmettersi amore anche lontani da casa. Sì, adesso le rispondo subito. Sì, grazie. Allora, siccome meglio, io parto sempre dall'assunto della chiarezza e distinzione. Il bambino non può crescere nella menzogna, quindi vivere in una casa con dei genitori separati, il bambino ha una sensibilità molto forte, perché in genere l'essere umano perde questa sorta di istinto quasi bestiale a percepire nel corso degli anni. Quando è piccolo capisce prima, basta uno sguardo, basta una parola, e quindi il bambino ha chiaro che in casa c'è del conflitto. Un conflitto mal vissuto, perché non gestito, non esibito, un conflitto sotteso, e il bambino da questo tipo di situazione può elaborare un concetto di menzogna che lo accompagnerà per tutta la vita. Cioè, per il bambino in fondo è una presa in giro, i genitori stanno insieme perché devono stare insieme, perché c'è lui, quindi può subentrare anche il senso di colpa del bambino una volta che riesce a elaborare un suo concetto personale. Presumo, almeno dalle mie esperienze sul campo, che il discorso del separato in casa sia uno degli aspetti più ipocriti che si possano verificare. Oh, dottoressa, le ho fatto questa domanda perché sono figlio di separati e ho vissuto tutte e due le condizioni. Una prima fase in cui stavano lontani, che ho vissuto meglio, poi nella fase in cui si sono ricongiunti è stato un dramma, perché le liti che c'erano dentro casa erano infinite, e quindi avendo vissuto tutte le cose, a forza volevo sapere il suo pensiero. E volevo invece fare una domanda alla dottoressa Mariella riguardo dal suo punto di osservazione: che tipo di ascolto avete voi? Chi è che vi ascolta di più, come i vostri programmi, che non sono, che sono dei programmi diciamo così particolari? In particolare i giovani vi ascoltano? Guarda, recuperare l'ascolto giovanile è una delle grandi sfide che la radio della RAI dovrà affrontare nei prossimi anni. In realtà la radio e la RAI in generale, purtroppo mi tocca dirlo, si sta allontanando molto dalla sensibilità dei giovani, ed è una delle grandi sfide, uno dei motivi per cui io
sono qui e mi fa piacere andare nelle classi, andare nelle scuole a cercare di capire di che cosa hanno bisogno e come possiamo colmare un gap che sta diventando veramente grave. Bene, c'è qualche altra domanda sulla famiglia? Allora, intanto buongiorno a tutti, Andrea Landi. E inizialmente volevo collegarmi un attimo col discorso che ha fatto il professore Igor Arighetti prima sul discorso dei condom, no? Magari noi qui in Italia paghiamo un pacchetto di condom anche 14 euro, ma ne vogliamo parlare di voi donne che siete costrette a prendere assorbenti o assorbenti interni a pagamento, costretti a pagarli? Io giravo su Facebook, no? Un po' di tempo fa e vedevo. Però il mio ero. No, cioè. Era un discorso di prevenzione. Sì. No, vabbè, ma a parte. Cioè, io volevo però collegarmi, no? Ma noi perché per svolgere. Cioè, per avere un piano. Ti posso dire che c'è anche un altro problema, te lo dico da giornalista, che mi segnalano continuamente per gli anziani. I pannoloni e per le piaghe di decubito, cioè i prezzi alle stelle, capisci? E nessuno dà nulla a questi poveracci che poi sono costretti. Purtroppo è un paese dei grandi paradossi. Sì. E appunto vedevo, pensa, che nello stadio del Liverpool, nello stadio a Liverpool, gli assorbenti interni e gli assorbenti normali sono forniti dalla società, cioè per le donne. Perché? Perché per loro è un loro diritto. Cioè, secondo me non dovrebbe essere una cosa che loro devono comprare. Tu frequenti discoteche? Se vai a Londra o negli Stati Uniti, come fai il biglietto, il condom è free, è omaggio. Quindi è proprio un fatto di civiltà. Qui non esiste perché c'è tutto un discorso, un concetto abbastanza difficile. Allora, vabbè, è un punto di vista più che... Io ho una domanda proprio per la dottoressa. Quale delle tre? La sessuologa. Dottoressa Fernandez, o sbaglio? Fernandez. Ok. Allora, io mi chiedevo, poco tempo fa ero al lavoro e un mio amico si sfogava con me. Vabbè, lui ha 30 anni passati, ha una moglie e una figlia, e lui mi diceva che aveva dei problemi con la moglie e la moglie chiedeva appunto la separazione, però lui non voleva perché appunto diceva: noi abbiamo una figlia e per questa figlia dobbiamo continuare. Quindi io a questo punto mi chiedo, in questo momento come si sente la bambina, cioè il bambino in questo che stato vive, in che stato è? Cioè, da una parte c'è la mamma che chiede la separazione, dall'altro lato c'è il papà che non vuole la separazione per... Okay. È proprio il discorso che facevo prima, evitare che si creino queste situazioni. Spesse volte i figli sono la messa a terra dei disagi e dei problemi dei genitori. I genitori devono assumersi la responsabilità di farsi carico dei loro problemi senza coinvolgere i figli. La bambina di questi discorsi dei genitori, o il bambino, quello che è, non avrebbe dovuto avere neanche l'eco. Bene? Bene, vedo che il tema, professor Piccardo, vedo che il tema è stato molto gradito. Ci sono altre domande? Famiglia, genitorialità? Bene, chi di voi, ve la faccio una io, chi di voi litiga con i genitori? Ha mai litigato con i propri genitori? Bene, praticamente quasi tutta l'aula, c'è anche chi ha alzato due mani, non una perché una non bastava. E quali sono le motivazioni più gettonate per cui litigate con i vostri genitori? Chi è che litiga di qua? Così mi sentiamo un attimo un commento. Voi no, tutto benissimo, mai litigato con mamma, papà, tutto a posto, eh? Chi è? Dai, la signora ha alzato i due. No, non c'è. No. Qual è una delle motivazioni? Una motivazione? La scuola, c'è la prima proprio. Cioè perché? La scuola perché? Perché comunque c'è sempre il discorso che devo studiare,
la lamentele, tutte queste cose qua. E un altro che litiga con i genitori? Dai, su, su. Non siate timidi, che poi non lo siete timidi. Allora? Io non litigo. Ah, tu no, tutto a posto. E tu invece? Io ce l'ho, sono da solo. No, io litigo con papà per un problema semplicissimo, no? Papà si sveglia tutti i giorni alle 5, dorme 6 ore a notte, no? Io mi faccio dalle 11 alle 12 ore, il sabato e la domenica. Ma è vero. E lui si arrabbia perché io dormo troppo e lui dorme troppo poco. Bene, allora, una ultima domanda prima di lasciare per le conclusioni al direttore dell'Istituto Santa Maria, Giovanni Piccardo. Un'ultima domanda, se c'è. Chi c'è? Chi è che voleva? Ah, tu. Un attimo che c'è. Ciao, sono Raffaele Di Benedetto. Ma perché ci sono conflittualità tra fratelli e sorelle? Perché ci sono conflittualità tra fratelli e sorelle? Ecco, adesso ce lo spiegherà la professoressa Fernandez, che ne sa una più del diavolo. Allora, riduco il tutto a un qualcosa di istintuale, è un discorso di territorio. È chiaro? E sinteticamente vi ho detto tutto, penso, no? Di essere stata esaustiva. Ricordatevi però che in genere il tutto, questi litigi presunti per motivazioni varie con i genitori, quelli fra fratelli, nel momento in cui entra in gioco l'amore, quella forza eversiva della quale abbiamo, anche se poco, ma abbiamo parlato, si risolve. Quindi un amore fatto di comprensione e di rispetto per gli altri e per se stessi, il solito discorso. Poi guarda, poiché ho due figlie che fortunatamente non litigano, però mi sento di darti un consiglio, se sei tu che diciamo hai questo problema, e usalo come palestra, perché di conflitti nella vita ne troverai tantissimi, e una palestra così bella, così alla fine facile come quella con tua sorella o con tuo fratello, è una fortuna, considerala una fortuna. Comunque un consiglio per tutti i rapporti al fondo di una relazione, proprio come base, cercate i punti di incontro e non quelli di scontro. È un piccolo segreto che semplice, però vi consente di avere dei rapporti molto più lineari, tranquilli e meno conflittuali. Che poi mi corregga, professoressa, ma deriviamo dagli animali, per cui quando io, per esempio, che ho un bassottino Byron, ho portato un altro cagnolino dentro casa, Byron non mi ha neanche rivolto più la parola, capito? Cioè, proprio parola, perché lui habla in abbaiese e praticamente se n'è proprio andato, mi ha ignorato, ma non era soltanto un ospite per due giorni, ma per due giorni è stato veramente... ecco, quindi la stessa cosa succede quando poi immettiamo un animale in un altro territorio, che poi è il territorio del nostro. C'è una domanda invece, e chiudiamo poi con le conclusioni del direttore dell'Istituto Santa Maria, Giovanni Piccardo. Volete fare una domanda, ora o mai più, sulla sessualità, cioè su un consiglio anche che vi può essere utile? Salve, volevo fare una domanda che però ancora non riguarda la sessualità, sempre il tema famiglia. Come affrontare il discorso... non di abbandonare la famiglia, ma per esempio andare via di casa, nel senso avere questo distacco con la famiglia. Dovrebbe essere, allora, in genere dovrebbe essere far parte del ciclo, essere una cosa naturale. Ecco, noi qui in Italia siamo molto diversi dai paesi del resto d'Europa, si tende sempre a mantenere nel nucleo familiare i figli, un po' anche per problemi economici, perché i ragazzi hanno problemi a trovare il lavoro, però l'importante è far capire ai tuoi genitori, nel momento in cui decidi di andare via, che non è una frattura, uno iato per cui tu andrai da una parte e loro da un'altra, e questo rappresenterà quello che è il vostro sentimento, il vostro modo di sentire, è soltanto una questione logistica, ti allontani, vai a
vivere da sola perché hai bisogno di un po' di autonomia che non è, che nulla ha a che vedere con la perdita dell'affetto, della stima, dell'amore nei riguardi dei genitori. Quindi con molta tranquillità e magari cerca di essere abbastanza comprensiva anche delle loro esigenze e delle loro perplessità. Costanza Ibba. Allora, avrei una domanda riguardo i rapporti tra sessualità e famiglia. Cosa direbbe a quei genitori che vedono il sesso come un tabù, che quindi non formano i propri figli a crescere nel mondo della sessualità? Però questa domanda ti ha generato un rossore del volto, guardatela un po', sembra un semaforo, ecco. Però apprezziamo il coraggio, vedi? E sì, a pandan con la sedia, giusto. E qui entriamo nel discorso dell'educazione alla sessualità. L'educazione alla sessualità, siccome la famiglia latita da questo punto di vista, i media sparlano di sesso ma non ne parlano, le scuole non possono assumersi la responsabilità più di tanto, i ragazzi si rivolgono in genere a confronti col gruppo dei pari, adesso poi c'è internet in cui si vede di tutto e di più e c'è anche un'idea un po' distorta di quello che è la sessualità. Purtroppo i genitori invece dovrebbero scendere in campo e spiegare ai figli, inquadrando magari la sessualità nell'ottica relazionale legata alla dimensione affettiva, una sessualità che è più completa e che poi è la sessualità che io consiglio anche agli anziani. Ai giovani e agli anziani, recuperandola la dimensione affettiva, avete più probabilità di successo in tutte le età. Soddisfatta della risposta? Bene. Abbiamo qualche altra domanda? È il recidivo, abbiamo un recidivo. Ci ha preso gusto. Allora, io penso, no? Una domanda riguardante l'aborto. Prima ne abbiamo parlato e abbiamo anche parlato dei figli che vanno educati in qualsiasi campo e da dei genitori che devono essere appunto responsabili e trasmettere al figlio. Ma se capita che, come nel mondo d'oggi, che una ragazzina di 14 anni viene violentata e rimane incinta, a quel punto come possiamo fare a non abortire? Perché una ragazzina di 14 anni non è in grado di accudire un bambino e di educarlo nel modo giusto, almeno secondo me. Allora, guarda, quello che dici tu è, per certi versi, è un caso, quello che fai tu è un caso limite. Non, ti assicuro che non sono questi i casi in cui si arriva poi all'aborto. Quelli son casi rarissimi, cioè effettivamente succede, perché succede, non entro nel merito di questi discorsi particolari. Il mio discorso è più generico, perché si ricorre all'aborto come anticoncezionale, che è un principio completamente diverso rispetto a una situazione problematica che si è venuta a creare. Non sono d'accordo in particolare su una cosa che tu hai detto, però, che a 14 anni non sei in grado di crescere un figlio. Questo in realtà non è vero, perché a 14 anni comunque hai una testa pensante. Ti ho fatto prima l'esempio dell'articolo del codice civile che pensa che tu da 12 anni debba intervenire nelle decisioni familiari. Nel momento in cui tu hai 14 anni, tendenzialmente, se sei biologicamente capace di procreare, in natura dovresti anche essere un minimo capace di crescere e un infante. Questo per quanto riguarda questo discorso in particolare del 14enne. Poi la situazione problematica, patologica, relativa alla violenza è un altro discorso, su cui purtroppo lì entrano tutta una serie di aspetti psicologici in gioco, che effettivamente non riducono la questione solo all'aborto come anticoncezionale. È un discorso diverso, fermo restando che anche lì non devi necessariamente arrivare all'aborto. Esiste anche la pillola del giorno dopo, che non è un cioè comunque è un
un'interruzione di gravidanza però viene fatta in maniera immediata. Ci sono tante soluzioni che ti può dare l'ordinamento ad oggi, fermo restando che il discorso del non attuare l'aborto è una raccomandazione che io mi sento di dare, primo perché ha dei riflessi psicologici comunque problematici normalmente sulla madre, perché comunque non è che uno abortisce e te lo dimentichi poi per il resto della tua vita, sono cose che comunque sono decisioni sofferte che comunque hanno delle ripercussioni sulla psiche poi femminile soprattutto. E dopodiché le situazioni poi problematiche, patologiche vengono valutate volta per volta, ma non è l'aborto la soluzione, quindi cioè tendenzialmente non ci si deve mettere in condizione di procreare nel momento in cui uno non si voglia, nel 99,9% dei casi questo è possibile, nelle situazioni patologiche poi si vede caso per caso. Sul fatto che a 12 anni è vero che già possa, poi i rapporti sessuali si è abbassata moltissimo l'età media, il problema, questo lo dico da mia esperienza di questi 25 anni di insegnamento all'università, è che anche a 18 non sono in grado neanche di accudire il proprio cellulare. C'era un giochino, mi ricordo, che dovevi dare da mangiare dal cellulare, dovevi dare da mangiare a un mostri. Sì. Ecco, morivano tutti di fame, sono morti tutti di fame. Perché dopo 3 giorni si erano rotti da mangiare sto esterino dentro. Quindi purtroppo sì, c'è la possibilità fisica, ma poi non c'è la testa. Sì, però magari qui è più alta la casistica, la percentuale. Ancora, Costanza? Allora, è vero che il caso della violenza fisica sia un caso limite, però ai giorni d'oggi questo fatto sta aumentando, diciamo. Secondo me una bambina, alla fine si parla di bambina, di 14 anni, non riuscirebbe a pensare subito magari a una soluzione come quello della pillola del giorno dopo l'aver subito una violenza fisica che poi va anche a influenzare comunque la psiche di una persona, comunque soprattutto di una persona molto fragile. Sono discorsi complicatissimi che vanno valutati caso per caso, che però non sono la normalità di cui stiamo parlando, secondo me. Cioè io non entro nel merito di quelle situazioni dove effettivamente ci vuole comunque tantissima assistenza verso innanzitutto quella bambina che ha vissuto quell'esperienza, che non si riduce solo nel non è che uno, cioè in quel caso rimane incinta, ed è un caso raro perché si sente spesso parlare di bambine violentate, che mi venga in mente recentemente comunque non si è parlato poi di gravidanze indesiderate che ne sono scaturite. Quindi c'è, cioè, innanzitutto non pensiamo che l'aborto possa essere poi risolvere il problema, cioè abortisco quindi ho cancellato il problema, non è quello il problema è la violenza che ha vissuto quella bambina, cioè non riconduciamo tutto solo a una vita indesiderata, cioè c'è un problema innanzitutto fondamentale creato nella psiche di quella bambina, cioè secondo me quello è il problema, non è che abortendo cancelli il problema, si vede poi in caso per caso cosa succede, ma ripeto, sono casi abbastanza rari per fortuna, non quelli di violenza, però quelli in cui comunque si rimane poi incinta in seguito alla violenza bisogna risolvere il problema alla radice, l'aborto non è una soluzione, non è risolto il problema, non è cancellato la violenza dalla vita di quella bambina, lei se lo ricorderà comunque tutta la vita, a prescindere dal figlio che lo terrà o meno, quello poi lo deciderà lei a seconda di quello che si sentirà, però il problema della violenza non è il problema del rimanere incinta, il problema della violenza in sé per sé è la violenza il problema, non la gravidanza. Bene, c'è un'ultima domanda e chiudiamo, diamo le conclusioni al direttore Piccardo. Ok, professor Piccardo, a lei le conclusioni. Allora, com'è andata? Come vi siete, insomma, siete soddisfatti oppure no? Vi è piaciuto l'incontro? Va bene, comunque io vorrei dirvi ancora alcune cose prima di andare via. Le raccomandazioni che vorrei farvi è di risolvere il vostro problema esistenziale, se ce l'avete, cioè fare un'immagine della vostra vita, un progetto di vita, e cercare di essere il più coerenti possibile. Cioè dovete avere fin da quest'età un'idea della vostra vita, altrimenti andate di fronte a un futuro che è buio, che è incerto. È vero che il futuro è incerto per vari motivi,
sociali, economici, valatoriali, però ci sono anche, diciamo, possibilità di risolvere questa incertezza con delle scelte personali ben maturate, ben precise, e poi essere impegnati per realizzarli. Questo è importante. Valutare la realtà non in maniera superficiale, ma in maniera approfondita. Faccio un esempio: se uno guarda il mare dall'esterno, vede soltanto le onde e forse qualche nave, però se trascura quello che c'è sotto al mare, i pesci, la vita, l'enormità della realtà che vive sotto le onde, si rende conto di una realtà molto parziale, superficiale. Quindi dovete andare in profondità, per ogni problema, ogni idea, ogni concetto cercate di approfondirlo. La differenza fra realtà e verità, fra affetto e amore, morale ed etica, la differenza fra morale ed etica, cioè tutti questi concetti dovete approfondirli per avere un progetto di vita più sereno e più sicuro, cioè avere le idee più chiare in modo tale che il vostro comportamento di conseguenza è più coerente. Chiaro? Va bene, io vi ringrazio della vostra partecipazione, siete stati bravi e quindi complimenti. Va bene, ringrazio. Ringrazio le nostre dottoresse per le loro relazioni. Benissimo, grazie. E va bene, potete andare allora, tranquillamente. Grazie, arrivederci.